Prepariamo insieme le crocchette di palate filanti. Vi svelo tutti i segreti per realizzarle alla perfezione e per non farle aprire in cottura. Venite con me. Veniamo a noi e prepariamo le crocchette di patate filanti. Allora, bollite le patate sempre con la buccia e intere, in questo modo assorbiranno meno acqua. Utilizzate sempre delle patate vecchie. Schiacciate le patate quando sono ancora calde. Allargatele bene in ciotola per favorire la dispersione dell'umidità. Lasciate raffreddare completamente. Così. Dovranno essere freddissime. Ok, a questo punto condite con sale, pepe, prezzemolo, menta, basilico oppure potete non aggiungere nulla. Aggiungete solo i tuorli e tenete da parte gli albumi che serviranno per la panatura. Quindi tuorli, formaggio. In questo caso io ho utilizzato la menta. Ma come ho già detto, potete sostituirla col prezzemolo o col basilico. Mescolate bene il tutto. Il composto dovrà risultare sodo e asciutto. Nel caso in cui vi sembri umido, potete aggiungere 1 o 2 cucchiai di fecola di patate o amido di mais. Nel frattempo, tagliate la mozzarella a bastoncini e adagiatela su carta assorbente per farla asciugare. Prelevate parte dell'impasto e schiacciatelo nel palmo della mano. Adagiate al centro una strisciolina di formaggio oppure di mozzarella come nel mio caso e richiudete formando un cilindro. Arrotondate bene. Rivediamo, quindi impasto, mozzarella asciutta oppure formaggio filante, quello che preferite, e richiudete bene. Date la forma di un cilindro. E arrotondate bene i laterali, creando la classica forma delle crocchette. Ed eccole qui. Passiamo adesso alla panatura, quindi gli albumi che abbiamo messi da parte li teniamo in ciotola e li andiamo a sbattere leggermente con una forchetta. Quindi passiamo le crocchette prima nella farina oppure nell'amido di mais o nella fecola di patate, poi negli albumi e quindi nel pangrattato. Avvolgiamo benissimo da tutte le parti, ricompattiamo, mettiamo da parte e continuiamo così per tutte le crocchette. Quindi farina o amido di mais o fecola, albumi e pangrattato. Quindi trasferiamo tutte le crocchette su un tagliere e mettiamo in frigorifero per almeno un'ora. Adesso, quindi, trascorsa l'ora di riposo in frigorifero, andiamo a friggere. Quindi friggiamo le crocchette in olio caldissimo a 185-190 gradi, pochissimi pezzi alla volta. Immerse nell'olio non toccate le crocchette per almeno 1 minuto, quindi proseguite la cottura fino a doratura. Mi raccomando, pochi pezzi alla volta e l'olio bollente. Quando le nostre crocchette risulteranno ben cotte e dorate, le alziamo e trasferiamo su un piatto con carta assorbente. Quindi continuiamo a friggere le crocchette sempre in olio caldissimo e pochi pezzi alla volta. In questo modo le crocchette non si apriranno in frittura ed otterrete un fritto asciutto e leggero, così. Le nostre crocchette sono pronte. Le lasciamo asciugare per qualche istante e quindi le serviamo calde e filanti. Eccole qui, pronte per essere servite e gustate. Se vi è piaciuta la mia ricetta, lasciate un like e condividete. Alla prossima, ciao! Buone!